una bella festa questa sera a Cusignana in occasione della sagra tradizionale di questa comunità. Come nasce e che cosa rappresenta per voi? Nasce come festa della patrona, la Madonna Assunta in Cielo, quindi il centro è il 15 di agosto, quando ci saranno non solo le messe, ma nel pomeriggio ci sarà la messa con la processione e tradizionalmente ci sono gli alpini che trasportano sulle spalle la Madonna per tutta la processione, la statua della Madonna Assunta. Un tempo erano i giovani che erano militari sotto il momento in cui facevano i militari, poi sono subentrati gli alpini che ogni anno seguono questa messa e questa processione. Quindi la festa è proprio il festeggiare la propria patrona, è il momento centrale del ritrovarsi come comunità, perché se la Pasqua è la festa di Cristo risorto, se il Natale è la festa di Gesù che nasce, la sagra per noi, questa giornata, questa festa che adesso dura 11 giorni, è la festa della nostra comunità che si ritrova a venerare la Madonna Assunta. Molti non sapranno neanche che si tratta della Madonna Assunta, molti di questi giovani, però è una festa lo stesso che accomuna un poco tutti quanti, vengono un poco dappertutto. E quali sono le proposte? Vedo il Luna Park, le mostre, le attività per i ragazzi. Appunto, non è solo, è proprio una sagra, una festa della comunità che si ritrova a mangiare, ma che poi si ritrova anche nei giochi, il Luna Park, la pesca, la lotteria, e si ritrova anche nella cultura. Abbiamo sempre fatto precedere la sagra con una giornata di apertura culturale, la presentazione di un libro. L'anno scorso, per esempio, è venuto il direttore dell'arte sacra della diocesi che ha spiegato la Chiesa e abbiamo fatto una bella serata, anche perché dovevamo raccogliere qualche cosa per il restauro dell'organo che compie 100 anni. Nel 2024. 2025, a dire il vero. Allora ci prepariamo per questa Sì, Pasqua. Difatti sarà pronto per la Pasqua del 2025, il nuovo organo che ha 100 anni di vita, di una casa padovana, la Malvestio, che ora non esiste più, ma è un bell'organo e ha un suono meraviglioso, veramente. Grazie.